Siamo con Giuliano Maresi, che è stato presidente dei Ragni, è stato un prestigioso ragno della Grignetta, impegnato in diverse spedizioni extraeuropee. E anche l'intervista di questa mattina ci porta lontano, perché ci porta in Patagonia, sulle orme di questo missionario salesiano, Don Alberto Maria De Agostini, recentemente al centro di un convegno internazionale, L'uomo, la natura, l'arte e la scienza. De Agostini non è mai venuto a Lecco, però è presente e ben presente nella storia dell'alpinismo lecchese e nelle sue imprese, alcune tra le più importanti. Perché questa presenza di padre De Agostini, Maresi? Non mi risulta che sia mai venuto a Lecco, però la memoria vacilla. Padre Alberto Maria De Agostini si collega a Lecco nel 1956. Tra i tanti sogni di questo grandissimo scienziato, perché io lo definirei tale perché sulla Patagonia ha toccato tutti gli argomenti possibili e immaginabili, nel 1956, dicevo, decide di organizzare una spedizione per tentare la scalata del Sarmiento, bellissima montagna nella Terra del Fuoco, che lui aveva già tentato in gioventù. In questo contesto, oltre alle sue guide valdostane, invita due alpinisti, Clemente Maffei di Pinzolo e Carlo Mauri di Lecco, già famosissimo, ma per Carlo Mauri c'era anche il fatto che era già conosciuto come cineasta. Siccome De Agostini aveva già fatto filmato già ai primordi della cinematografia in montagna, aveva chiamato appunto Carlo Mauri per questo motivo, e sono poi state le due persone che hanno raggiunto la vetta. Maresi, tu hai parlato di questo personaggio, di questa storica figura dell'alpinismo e della cultura di tutti i tempi, a un convegno che si è tenuto a Roma, promosso dall'Università Pontificia Salesiana, la congregazione del quale questo alpinista sacerdote era un missionario salesiano. Tu sei stato numerose volte in Patagonia. Sì, sono stato, non faccio lo sbruffone, non mi ricordo, ma 16 o 17 volte, quasi sempre con intenti alpinistici. Circa la nostra andata a Roma, devo innanzitutto ringraziare l'organizzatore, che è Don Francesco Motto, che poi, ce l'ha detto lui stesso, abbiamo scoperto essere nato a Missaglia, cioè quando si dice il caso alle volte come gioca, per cui sono andato a Roma innanzitutto con Serafino Ripamonti, storico dell'alpinismo, anche lui è stato in Patagonia, ma non lo dico per sminuirlo, ma una sola volta l'ha conosciuta, ma mi permetto di dire non a fondo come me in tante situazioni. Per cui ringrazio il gruppo Ragni che mi ha dato questo bellissimo incarico, e ringrazio Serafino Ripamonti, perché sai, alla mia età si diventa un po' imbranati andare in giro. Hai focalizzato il tuo intervento a questa importante, a livello universitario, l'ho già ricordato prima, sotto che profilo hai affrontato la figura poliedrica, molteplice, di questo eccezionale personaggio del mondo della cultura, dell'alpinismo e anche della fede, in quanto era un sacerdote? Allora, io chiaramente il convegno, c'erano personaggi illustri, collegamenti col Cile, con Punta Arenas, collegamenti con Ushuaia, cioè c'erano fior di scienziati sui quali io onestamente non ho nessun contatto, perché il loro livello culturale è completamente diverso dal mio. Io ho cercato di focalizzare il mio intervento, data la conoscenza sul campo, ho focalizzato appunto il mio intervento tentando di descrivere cosa vuol dire muoversi in Patagonia, non tanto e non solo nei circuiti turistici di cui adesso la Patagonia abbonda, quanto tentare di spiegare quando, lasciata l'ultima istanza
che vuol dire già essere abbastanza fuori dal mondo, senza portatori, cioè per dire, non è il Nepal che trovi tutti i portatori che vuoi. Lì quando ti muovi, ognuno per sé, Dio per tutti, ma ti devi arrangiare, tutto quello che ti serve lo devi avere sulle spalle, non hai nessun aiuto. Mi riferisco ai miei primi viaggi, perché adesso per esempio è una banalità, ma non lo è, col telefono satellitare adesso anche giù, se ti trovi nei casini, non è neanche escluso un intervento con l'elicottero. Appunto, io ho cercato di descrivere, e parlo degli anni 80, quando ho incominciato io, che era ancora, non dico storia vera, ma storia del tempo, muoversi in Patagonia richiedeva tanta forza d'animo. Il mio intervento è stato focalizzato su questo punto, perché, come dicevo, sul resto c'erano fior di scienziati sui quali chapeau. Ecco Marisi, oltre il Sarmiento del 55-56, che fu una notizia che fece scalpore, che suscitò orgoglio in città, io ero ancora un ragazzo, però mi ricordo benissimo. La Patagonia ritorna dopo il Sarmiento negli anni successivi più volte nella storia dell'alpinismo lecchese. Sono stati altri diversi famosi alpinisti lecchesi in Patagonia. È giusto quello che ho detto? Assolutamente, assolutamente. Allora, il secondo passaggio, spero di non sbagliare storicamente, è stato nel 1966 con la spedizione organizzata da Carlo Mauri, sempre in Terra del Fuoco, al Monte Buchland. Tra gli altri, oltre a Mauri, c'era Casimiro Ferrari, c'era Cesare Giudici, c'era Gigi Alipi e mi scuso con chi non mi ricordo. Dopo il 66, nel 69, c'è la prima spedizione, anche piccola ma anche lecchese, primo tentativo al Torre di Bonatti e Mauri, con relativi compagni. Poi nel 71-72, siccome si svolgono a cavallo, perché in dicembre giù è estate, si svolgono a cavallo, per cui bisogna sempre citare almeno 2 anni, c'è il primo tentativo a Cerro Torre, nel 73-74 c'è il tentativo vincente. La conquista in ricordo dei 100 anni del CAI di Lecco, esatto, il Cerro Torre 74. Esatto, e c'è la conquista della parete ovest del Cerro Torre. 3 anni dopo c'è la conquista, sempre da parte dei ragni guidati da Casimiro Ferrari, del Fitzroy. In un certo senso in queste due montagne non è che De Agostini non c'entra, però erano già talmente che conosciute che, cioè, uno che appena appena masticava alpinismo e leggeva qualcosa sapeva che c'erano. Per me il riaggancio con padre De Agostini si realizza all'inizio degli anni 80, 79-80. Tanto vale dirlo, perché lo sanno tutti quelli che lo sanno, c'era stata purtroppo la scissione del gruppo Ragni, da cui era nato il gruppo Gamma. Chiaramente ogni scissione, per usare un eufemismo, comporta un certo assestamento. Siccome all'epoca ero anche presidente dei Ragni, il primo problema che ci si è posto, riallacciamo i Ragni al grande alpinismo. Quale posto migliore della Patagonia? Per cui sfoglia di qua, sfoglia di là, sfoglio il libro, uno dei grandi testi classici di De Agostini, Ande Patagoniche, e poi se riusciremo l'operatore lo riprenderà, e scopro attraverso De Agostini il Murajon. C'è una splendida foto, una montagna presa molto da distante, ma già il nome dice tutto. Poi Murajon, scoperto il Murajon, c'è stata
è tutta la storia della conquista del Murajon, che ha richiesto ben quattro spedizioni. E da lì, sempre consultando il sacro testo Ande Patagoniche, è venuto fuori tutto il resto, dal Cerro Cono al Cerro Campana, al Pier Giorgio, ai satelliti del Fitzroy. Cioè, per me è stato un po' lo spunto per far riscoprire la Patagonia ai lecchesi, e direi che sono state scritte tante bellissime pagine di grande alpinismo e di grande e anche di esplorazione. Oggi sicuramente con questa intervista, grazie a Giuliano Maresi, tanti lecchesi scoprono questo aspetto della Patagonia alpinistica con sigle lecchesi, che è da approfondire perché sarebbe troppo lunga un'intervista continuando con altri personaggi e con altre imprese. Quindi rimandiamo tutti i telespettatori a un'altra prossima puntata, sempre Patagonia alla ribalta, ricordando questo grande missionario esploratore, padre De Agostini. Grazie a voi per l'intervista e rinnovo i ringraziamenti a chi ha creduto in me, Gruppo Ragni, a Serafino Ripamonti, che è stata alla mia spalla, e grazie anche a Tele Valassina, che ogni tanto mi pesca dal mazzo. Fa sempre piacere poi parlare di montagna e soprattutto di Patagonia. È una cosa, se ti piace, ti prende e non ti molla più. Grazie. Grazie, auguri. Grazie.